Ciao a tutti, bentornati sul canale di Corridan. Oggi volevo provare la missione, la prima missione tutorial in solitaria di Descent. Avrete già visto qualche video di speed painting che sono usciti sul canale di Andrea e probabilmente sarà già uscita anche la recensione che abbiamo fatto insieme di questo gioco. Oggi ero curioso di provare e mostrarvi come funziona il gioco con l'applicazione. Ho avuto modo di provare le case della follia insieme ad Andrea e a sua moglie e devo dire che mi è piaciuto molto. Per me è una novità questo tipo di gioco, diciamo. Io non ho mai avuto modo di provarlo e mi incuriosisce provare il suo punto su questo genere di dungeon crawler, che è il genere che mi piace di più, dungeon crawler fantasy. Quindi mi sono munito appunto di tablet, un vecchio tablet 10 pollici, ho il gioco e il pianale. Vediamo un po' ora se riesco a fare una registrazione che mi piace e che vi possa piacere. E andiamo a vedere insieme com'è appunto la prima missione tutorial di Descent. Bene, allora, l'applicazione è avviata, come ve l'abbiamo già fatta vedere probabilmente appunto nel video che ho fatto insieme ad Andrea. Non vi sto a far vedere come funziona, tanto lo vedrete in quel video. Iniziamo correzione, gli diciamo che cosa abbiamo disponibile. Il tablet è lento da morire, poverino. Ah, eccoci qui, seleziona una nuova partita. Rise of the Goblin. Difficoltà, scegliamo normale. Metterò solo le miniature che ho dipinto perché sì. Vedrò Grisban l'assetato, lo gnomo, Tumble, e se non sbaglio Lorik. Sì, Leoric. Oh, Lorik. Continuo. Ok, come classi Berserker, Ladro e Maestro delle Rune. E iniziamo. Ci ho preso un paio di action cam, vediamo un po' se viene qualcosa, se riesco a fare una ripresa decente. Bene, l'avventura è partita. Ho detto che abbiamo trovato la botola, abbiamo selezionato il giocatore che è sceso per primo personaggio. In questo caso è il ladro, Tumble. Allora, adesso ci dice posizionate tessera 2B, prolungamento, tessera di passaggio ed una porta. Quindi, mettiamo la nostra tessera 2B, poi chiusa, vedo che da questo lato qui è chiusa. Chiudiamo. Una tessera di passaggio, ecco qua, ed una porta. Ecco fatto. Mettiamola per così. Ok. Abbiamo messo anche l'action cam. Quando finalmente l'aria è sgombra dalla fuliggine, vedete il vostro coraggioso compagno, Tumble Borrowell, giacere immobile sul pavimento. Quindi, continua. Intanto abbiamo perso un punto, perché quando si gioca in solitaria c'è ancora l'applicazione, ci sono tipo... hai un punto per ogni personaggio, diciamo il punto morale. Quando arrivi a zero i personaggi sfuggono. Allora, posizionate Tumble Borrowell nello spazio. Ok, quindi è qua, caduto, secco. Si comincia bene. Subisce un... normalmente... vediamo un po'. Abbiamo posizionato. Subisce normalmente un numero di ferite pari ai punti salute e un numero di fatiche pari ai punti resistenza. Quindi rimane a zero. Quindi subisce... 3 ferite, si butta sopra e 5 di fatica. 2, 3, 4 e 5. E vai così. Mettiamoli di sopra. Queste sono le ferite che ha subito il nostro compare. Il compare qui è a terra. Un bare Borrowell. Gli altri si posizionano nello spazio accanto a quello indicato, quindi possiamo mettere il nostro nano berserker qua e il nostro Leoric dei libri qua. Ok, continua. Borrowell, devo scegliere un personaggio diverso da Tumble Borrowell. Come prima azione l'ho scelto, dovrei eseguire l'azione rianimare. Quindi azione rianimare. Si tirano due dadi rossi
Eccoli qua. E si rianima. Vediamo un po'. Diciamo che Leoric, il mago, prova a rianimare Tumble. Vediamo. Abbiamo fatto un 5. Quindi 5 cuori li togliamo. Perfetto. E si rialza. Quando Tombo e Borrower si rialza, due piccole bottiglie gli scivolano in tasca e cadono dentro una pozza di acqua torbida. Seguite le istruzioni. Allora, posizionate un segnalino di esplorazione come indicato nello stesso spazio di Tombo e Borrower. Quindi prendiamo un segnalino esplorazione, che è questo, e lo piazziamo qua. Perfetto. Allora, rivelate le carte di esplorazione del mazzo di esplorazione fino a quando non rivelate una pozione della guarigione o una pozione della resistenza. Prendete queste carte e rimischiate il mazzo. Togliamo il segnalino. Ale. E continuiamo. Adesso un eroe può iniziare il suo turno. Se gli eroi desiderano scoprire la natura dell'allarme lanciato da Sprig, dovranno continuare ad esplorare questo dungeon. Seguite le istruzioni. Scegliete un eroe diverso il quale svolgerà il suo turno. Azione muovere. Eseguizione aprire porta. Ok, perfetto. Conferma. Perfetto. Ok, quindi io direi di prenderci il nano che si muove di 3 e fargli fare 1, aprire la porta, quindi selezioniamo aprire porta qui e dagli, ok, conferma. Apertura delle porte sbaglia 9 tessere, sì. Lo presumevo, grazie. Quindi posizionate 5B. Ok, perfetto. La porta è stata aperta dal nano. Posizioniamo la 5B in questo modo. Questa in cima è chiusa. Ok, questa è la 9, ovviamente. Poi 5B qui. Ok, perfetto. Abbiamo messo anche la 5B. Ah, ok, perfetto. Sono chiuse tutte da tutti i lati. Perfetto, è un'avventura tutorial, presumo sia corta. Ok, perfetto. Tessera di passaggio, sì, lo abbiamo fatto. Forse qui andava messa un'altra tessera di passaggio, sai? Sì. Facciamo così, ok. Perfetto. 1, 2, 3, infatti, 1, 2, 3, sì. Ok, questa stanza è piena di cadaveri di goblin. La maggior parte di questi giace in un unico mucchio disordinato. Posizionate un segnalino obiettivo come indicato, quassù. Un bel segnalino obiettivo. E poi sicuramente delle esplorazioni. Alcuni di questi corpi si agitano. Al centro di ogni cumulo è conficcato un bastone di cristallo che nutre di energia oscura i cadaveri che si stanno risvegliando. Seguite le istruzioni, posizionate gli zombie come indicato. Perfetto, quindi c'è due zombie normali. Uno, lassù. Due, lo posizioniamo qua. Sì, perfetto. E il nostro simpatico zombie che pesta forte qua giù. Perfetto. Ok, continuiamo. I nuovi mostri vengono aggiunti al riquadro dei mostri. Sì, si vede, diciamo, che quadro qui. Io spero che le riprese con questa di Action Cam si vedano bene perché c'è un sacco di riflesso. Comunque, i nuovi mostri vengono aggiunti al riquadro. Perfetto, quando si entrano in gioco il riquadro mostra quali mostri sono attivati. Sì. Mostro una potenziata le carte del mostro del lato 1, chiaramente. Intanto prendiamoci la carta degli zombie che ci fa comodo. Eccola qua, perfetto. Posizionati due segnalini esplorazione come indicato. Uno qua su e uno qua giù. Sicuramente noi dovremo andare a controllare questo obiettivo, perché se dice che c'è un bastone che anima i morti, penso che andrà distrutto. Non lo so, vediamo. Comunque, normalmente l'eroe attivo potrebbe continuare il suo turno dopo aver aperto la porta, ma ai fini di questo tutorial egli concluderà il suo turno adesso. Vaffanculo. Inoltre, se le abilità che interrompono l'attivazione dei mostri, ignoratele durante la prossima attivazione. Quindi i mostri cedevano menà. Ok, allora, fine turno dello gnomo nano. Del nano. Zombie. Allora, alla fine del turno di ogni eroe può attivarsi un gruppo di mostri.
Il nome e gli effetti speciali di questo gruppo vengono indicati durante la sua attivazione. In questa attivazione ogni attacco otterrà un simbolo di fulmine aggiuntivo. Ok, quindi ogni attacco loro ha un fulmine in più. Perfetto. L'applicazione sceglie se tra i primi mostri evoluti i servitori e vi mostra un'attivazione per quel tipo. In questo caso i servitori si attivano per primi, quindi perché i gruppi di mostri funzionano così. I mostri normali sono un gruppo di mostri, i mostri evoluti sono un altro gruppo di mostri. Quindi si attivano in momenti diversi. Allora, i mostri si attivano in eseguono due azioni ciascuno, che non... No, possono essere due attacchi perché siamo tre eroi. I mostri si attivano individualmente ed eseguono due azioni ciascuno. I mostri cercano di eseguire le azioni in ordine da alto in basso. E qui mi dice, ingaggia l'eroe più vicino, attacca un eroe. Ok, quindi, gli zombie che si muovono di tre, pagano. Uno, due, tre, ci prova. Uno, due, tre, si sono avvicinati. Tutti i servitori attivati. Il giocatore può sentire il momento, si sente. Ok, quindi abbiamo attivato la prima azione che ha lo zombie di ingaggiare e battere quello più vicino. Quando un mostro ingaggia quello che ha aperto la porta. Quando un mostro ingaggia battaglia, esegue un'azione. Risolvete la prima azione dello zombie. Fatto, si è avvicinato, non è riuscito a arrivare in corpo a corpo. Qual è il percorso da far intraprendere al mostro? Sì, qui ti dà consigli. Naturalmente è il percorso più veloce per arrivare in corpo a corpo con l'eroe. Si può barare il nostro favore. La seconda azione che crea è attaccare un eroe. Però non ci arriva. Ah, guarda, si può consultare la carta. Oh, perfetto, perfetto, molto buono, molto buono, molto buono. Perfetto. Sì, grazie, grazie. Tutti i servitori attivati. Ok. A differenza di zombie, servitore quello evoluto è già adiacente all'eroe più vicino. Ok, quindi questo qui in realtà dovrebbe essere qua. Probabilmente ho messo una distanza in più. Sono stato sciocco. Comunque, risolviamo l'attacco dello zombie evoluto. Questo zombie evoluto attaccherà il nostro nano. Quindi, mettiamo qui la carta del nostro zombie evoluto. E vediamo che evoluto, che è quello sotto, rosso, attacca con tre dadi. Non male. Attacca con tre dadi. Ma cos'è questo? Scusate un attimo. Ho sbagliato. Questo è il secondo atto. Ah, eccoci. Già meglio. Mi sembrava un po' strano qua, eh. Sembrava che pestasse forte. Noi dobbiamo prendere i mostri del primo atto, che è questo, e attacca con due dadi. Un giallo ed un blu. Tiriamo i dadi e facciamo tre cuori e un fulmine. Quindi, il fulmine per lo zombie è malattia. Vediamo un po'. Continua. Quindi, vediamo un po'. Malfermo. Questo mostro di natura non può eseguire più di un'azione di movimento. Perfetto. Affergare. Scegli un eroe adiacente a questo mostro. L'eroe deve effettuare una prova di forza. Se fallisce, è immobilizzato. Se questo attacco infligge almeno una ferita dopo aver tirato le danni di difesa, il bersaglio è ammalato. Quindi il nostro mostro proverà sicuramente ad attaccare la malattia. Il nano tira la sua difesa intanto, e in difesa tira un dado blu. Quindi noi qui abbiamo fatto 3, 2 cuori, quindi subiamo una sola ferita, ok? E siamo ammalati. All'inizio del nostro turno dobbiamo effettuare una prova. Ok, con 3. Ok, dobbiamo fare 3. Se la superi, scarta questa carta o questo segnalino. Se fallisci, subisci una fatica e tieni questa carta. Benissimo. E finito i turni di tutti gli eroi, l'energia oscura vortica intorno al bastone di cristallo, infondendosi poi nel mucchio di cadaveri. Molti corpi decomposti iniziano a sollevarsi dal mucchio. Ok, l'applicazione genera nuovi mostri, quindi un mostro
Ah, posiziona uno zombie adiacente al mucchio di cadaveri. Quindi qua. Tac. Un nuovo zombie si è rianimato. Sarà dura? Sarà dura. Ok. Nuovo round. Fine turno, ok, avevo sconfitto, KO, con il gruppo di mostri sconfitto, gruppo sconfitto. Ok, perfetto. Allora, che cosa facciamo adesso? Adesso dobbiamo muovere uno zombie, perché sta agli zombie, e si attiva questo gruppo qua, non revoluto. Quindi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, si sono avvicinati. Adesso i nostri zombie faranno i loro attacchi. Questi due attaccheranno il nano. Sono zombie normali, quindi primo zombie fa il suo attacco e fa due cuori e una, un fulmine. Quindi malattia, ma è già malato lui. Forse al suo turno dobbiamo fare due cuori, parato completamente. Quest'altro zombie fa tre cuori, vediamo un po', e il nostro nano fa due cuori, quindi subisce un'altra ferita. Potrebbe subire malattia, ma è già ammalato. Mossi, se sono mossi, hanno attaccato. Adesso sta a me. Chi attiverò mai? Attivo il nano. Attivo il nano, chiaramente. Il nostro simpatico nano, che ha l'ascia. Poi vediamo un po'. Ogni volta che attiva un'azione di godere, puoi scattare immediatamente una carta condizione. Non mi interessa. Esegui un attacco con un'arma corpo a corpo. Questo attacco guadagna più un cuore. Ok, quindi noi adesso intanto attacchiamo con la nostra grande ascia dentata e tiriamo un rosso ed un blu. Ascia dentellata, dentata. Attacchiamo lo zombie voluto. Attacchiamo lo zombie voluto perché mi inquieta e lo voglio ammazzare. Quindi, un rosso, no, un giallo, ok. Tac. Abbiamo fatto due cuori e un fulmine. Ok, vediamo un po'. Il nostro fulmine lo usiamo per mettere più una ferita, quindi abbiamo fatto 5. Il nostro zombie evoluto tira un dado marrone e fa 1, quindi subisce 4 ferite, rimanendo a 2. Ok? Abbiamo una seconda azione e quindi ne facciamo un'altra. Facciamo un altro attacco, sempre sullo zombie evoluto, con il nostro nano. Non ho fatto la prova perché sono un cretino. Quindi mi metto subito uno di fatica. Ho saltato la prova, mi becco uno di fatica. Abbiamo fatto 5. 0, morto. Il nostro zombie evoluto se ne va a pitain. E il nano ha finito il turno. Adesso sarebbe stato il turno dello zombie evoluto, che però è morto. Quindi si passa avanti. E si passa a Tomboy Borrower. Lui riposa. Lui riposa. Bon. Quindi rimane qua. Vediamo il turno. Adesso sta Leoric. Leoric che si muove di 4. Quindi lo mettiamo. 1, 2, 3, 4. Ed è la distanza di 1. E prova ad attaccare con... Runa esplosiva, ogni mostro entro 3 spazi riceve meno 1 in cuore a tutti i suoi tiri d'attacco. Ok, 1, 2, 3, quindi lui e 1, 2, lui e basta riceve 1 in meno di attacco. Ok, proviamo ad attaccare con la nostra runa, un blu e un giallo. Ok, gittata 6, 3 cuori, perfetto, più 2 fulmini, molto bene, quindi perforare 2, a posto. Perforare 2, tiriamo il cuore, 0, c'ha 3 ferite, muore. Anche questo zombie se ne va a tasca. Perfetto, è rimasto soltanto l'ultimo zombie. Quindi, fine turno. Così, con una scarica di energia oscura, altri zombie si animano e si rialzano. Posizionato uno zombie, di nuovo qua. Siamo 3 eroi, quindi si posiziona un evoluto. Ecco qua. Attiviamo prima gli zombie normali, ovviamente.
fanno 1 e 2 e attaccano il nano. Sono zombie normali, quindi tirano un blu e un giallo. Un blu e un giallo, fa due cuori, veramente orrendo. Il nano para e ripara. Il secondo attacco, perché non si è, no, già si è mosso. Il secondo zombie manca, ha fatto una X. Il secondo attacco, perché lui era fermo, fa due cuori e un fulmine. Il nano tira e fa due cuori, parati. Perfetto. Niente, sti zombie hanno fatto veramente pena. Quindi adesso sta il nostro nano. Il nostro nano che deve fare un tiro sulla sua abilità, sulla sua resistenza, scusatemi, per vedere se riesce a togliersi la malattia. Quindi tiriamo un nero e un grigio. Dobbiamo fare 3 o meno. Grande. Grande, non è più ammalato. Non è più ammalato. Abbiamo avuto una discreta fortuna. Adesso che abbiamo tolto il nostro status, passiamo all'attacco. Passiamo all'attacco con blu e rosso. Attacchiamo questo zombie. Mancato. Ok, riattacchiamo di nuovo questo zombie con il nostro secondo attacco e facciamo solo due cuori. Due cuori sono veramente pochi. Vediamo un po' questo zombie quanto fa. Uno scudo, quindi di conseguenza gli abbiamo fatto una sola ferita. Mettiamogli accanto un segnalino, se no non lo ricorderò mai. E il nostro nano ha finito il turno in maniera, direi, piuttosto ignominiosa. Quindi, dopo che tutti i zombie sono stati attivati, ogni eroe subisce un numero di cuori pari al numero di zombie a cui è adiacente. Quindi il nostro nano subisce due ferite. Che non è bello. Il nostro zombie evoluto si avvicina. Zombie evoluto che ha 3 di movimento. 1, 2 e 3. Ok, perfetto. Evoluti attivati, tutti i mostri attivati. Adesso sta ai nostri eroi. Noi dobbiamo riuscire ad andare a distruggere questo oggettino qua giù. E dobbiamo riuscirci anche alla svelta. Quindi, io direi di ripulire la strada al nano. Intanto farei così. Muoviamo l'Eoric di 1. Lo avviciniamo e siamo 1, 2, 3, 1, 2, 3. A tutti questi zombie qui gli levo un cuore in attacco. Dopodiché attacco questo zombie qua giù, già ferito. E facciamo un cuore e due fulmini. Quindi un cuore e due fulmini. Gli mettiamo più uno in gittata, che non mi serve assolutamente a niente. E perforare due. Quindi gli facciamo una ferita. No, nessuna ferita. Perfetto. No, per curare due, sì. Una ferita. Quindi gli facciamo 3 ferite e lui... Gli facciamo una ferita. E gliene rimane una ancora. Maremma ladra. Adesso sta il nostro nanetto. Che aveva riposato. Quindi togliamogli tutta la sua fatica. Così. E vediamo un po', stiamo fermi e tiriamo a questo zombie. 1, 2, 3. Ok, tiriamo lo zombie e tiriamo un blu e un giallo, anche lui. Distanza 7, ci arriviamo tranquilli. Facciamo due cuori e un fulmine. Che cosa fa il fulmine? Quando attacchi un mostro decente, guadagni più un cuore. Niente, più un'ingittata che non ci serve assolutamente a niente. Quindi abbiamo fatto due cuori che lo zombie prova a parare. E ripara tutti e due. Ma siccome noi siamo ganzi e non ci siamo mossi, facciamo un secondo attacco. E facciamo due cuori di nuovo. Che lui non para. Quindi questo zombie... Ah no, era questo zombie, scusatemi. Quindi abbiamo fatto due ferite. Quindi qui ci sono due zombie qua davanti che sono rimasti con una ferita. Finiamo il nostro turno. E indovinate un po'. Con una scarica di energia oscura, altri zombie si animano e si piazzano. Lo zombie avuto è già in campo, quindi zombino normalino che si mette qua.
Nuovo round. Attiviamo gli zombie normali. Questi due zombie sono fermi e attaccano il nano. Mena. Sono zombie normali, quindi un blu e un giallo, uguale all'evoluto comunque. Tre cuori ed un fulmine, perfetto. Prova a pararsi. Un cuore. Quindi, tre cuori e un fulmine, infliggiamo due ferite. E va a 6 di ferite, il nano, meno male ne ha 14. Va a 6 ferite e si ribecca la malattia. Ammalato ancora. Secondo attacco di quello zombie, sempre sul nano. Tre cuori e un fulmine. Il nano prova a pararsi. E va 2 cuori, quindi una sola ferita. È andata a dire bene. Il fulmine mi sembra in questo caso fa solo. Ah no, fa anche più uno in danno. Fa anche più uno in danno il fulmine. Quindi facciamo così. E qui è già ammalato. Secondo zombie. Tre cuori e il fulmine. E io faccio 2 cuori, quindi 3 cuori, 4 cuori, ne subisce altri 2. E siamo a 10 di ferite, non poco. Secondo attacco dello zombie, mancato. Quest'altro zombie qui si avvicina. I zombie sono stati attivati. Quindi adesso noi attiviamo il nostro nano. Che è bello ferito. È bello ferito. Noi facciamo così. Intanto facciamo un attacco con la nostra ascia su questo zombie. Facciamo 2 cuori. Lo zombie fa 0, quindi muore. Intanto, ah già, facciamo anche la nostra prova di abilità per vedere se ci si lava la malattia. Ce la siamo tolta. Madonna, sto nano. Sto nano non ci vuole sta ammalato. Poi io direi di guadagnarci un po' di spazio e quindi muovere e andarsene avanti. 1 e 2. Dobbiamo avvicinarci qui e andiamo, ingaggiamo in corpo a corpo sto scemo lì. Poi con Tumble Borrower tiriamo un pugnale a lui. 4, 1, 2, 3, ci siamo alla grande e facciamo 4 cuori. 4 cuori di danno, ne para 2, ma non sono sufficienti, un'ottima parata, ma non è sufficiente a salvare questo simpatico zombie. Lo abbiamo eliminato. Quindi, lo abbiamo eliminato, adesso potremmo avvicinarci un po', oppure... Quanto è qua? 1, 2, 3, 4 e 5. Una bella scommessa. Però potremmo provare a tirare questo zombie qua giù. Proviamoci. 6 di gittata. Sono più che sufficienti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Facciamo 3 danni. E con il cuore guadagneremo più 1 in gittata, che non ci interessa. Lo zombie prova a pararsi, fai 0, bastardo, e fa 1. Ok, perfetto. Quindi si becca 2 ferite. 2 ferite. E niente, abbiamo finito anche l'azione con il nostro simpatico Tumble Borrower. Adesso starebbe al nostro mostro evoluto, che è già qua e si diverte ad attaccare il nostro nano. E fa... Porca miseria, fa un bel 4, ci sderena, fa un bel 4 dove con 2 fulmini, quindi fa 6 e noi ci pariamo, facciamo 5, quindi che succede? Che se ne va a KO,
K.O. 1, 2, 3 e gli diamo 4 segnalini e il nostro simpatico nano va K.O. e ciao, abbiamo quasi perso la nostra avventura, abbiamo quasi perso. Sta il nostro Leoric che simpaticamente 1, 2, 2, fermiamoci qui per amore del cielo e tiriamo allo zombie evoluto una runa. Tiriamo il nostro, la nostra runa e manchiamo. Manchiamo perché facciamo schifo. Fine turno. Una scarica di energia, altri zombie si animano e si rialzano. Un altro zombie. Questa situazione sta cominciando a diventare piuttosto fastidiosa. Nuovo round a quanto pare parte con me, per fortuna. Quindi io direi che Leoric si avvicina qua, così siamo anche abbastanza vicini da togliergli un danno. Tiriamo su il nostro nano, ridandogli 3 punti ferita. Mamma mia, che vergogna. Così va a 12. E finiamo il nostro turno. Fine turno. Quindi adesso si attivano gli zombie, devono ingaggiare l'eroe più vicino, non posso muoverli strategicamente, quindi ingaggerà il nostro nano. 1, 2, lui si avvicina, attacchiamo. Attacca il nostro nano e gli fa 3 danni, che sono precisi veri, per sdraiarlo. Vediamo un po' se si para il nano, ne para 1, quindi ne subisce 2. Ah, io sono un pirla. Ne subisce 2, sì, e va a 13. Finita. Tutti i servitori attivati, mostri zombie attivati. Adesso sta al nostro... lui è come se fosse finito. Potremmo provare a tirare sempre a questo zombie. Proviamo. Gittata 2. Però posso aggiungere un più 1, vero? 1, 2, 3 e basta, niente, sono troppo lontano. Provo un'altra volta ad attaccare quel zombie e ho fatto 3 di gittata, quindi 1, 2, 3, 4. No, perché la gittata si aggiunge una volta sola e non ricordo male. Quindi non posso. Niente, mancati. Una scelta triste, ma necessaria. Con una scarica di energia oscura, altri zombie si animano. Ma rimampestata, riecco un altro zombie. Ora, se io vado a spaccare con la Gigiuri, entro breve, è turno degli eroi. Allora, il nostro nano beve la pozione di guarigione. E la scartiamo. Via. Scartiamo la nostra pozione di guarigione. Il nostro nano guadagna tutti i suoi punti ferita. Ok, naturalmente però ha tutta la fatica attiva, 1, 2, 3, 4, perché è svenuto e quando sviani ti becchi tutta la fatica, me l'ero scordato. E con la nostra seconda azione attacchiamo, non posso usare punti fatica, cazzo, per azione speciale. Va bene, faccio 3 cuori, più 1 faccio un più 1 al danno, quindi faccio 4 sul nostro zombie evoluto che si becca 4 punti ferita, gliene rimangono 2. Ecco qua. Ok, gli rimangono questi 2 attacchi, questi 2 ferite e abbiamo finito con il nostro nano. Fine turno. Chi si attiva adesso? Gli zombie. Per fortuna c'è lui davanti, prova ad attaccare il nano e fa 3 cuori. Il nano ne paga 1, quindi ne subisce 2. Indovinate un po'. No, niente, non si becca la malattia. Non si becca la malattia perché non ha fatto fuori. Perfetto. Andiamo avanti così. Sta di nuovo a noi. Quindi usiamo Leoric. Ah no, gli abbiamo tolto un cuore a lui. Quindi meno un cuore, giusto, scemo che sono.
Che cosa facciamo adesso? Con l'Eoric possiamo attaccare questo qua. Teniamo i nostri due dadini. E facciamo tre ferite. Che il nostro zombie prova a pagare. Uno, niente. E se ne va. E uno zombie è morto. Questo qui si è avvicinato intanto. Dato il più vicino possibile, quindi è andato qua. Allora, ci avevamo interrotti un attimo perché purtroppo mi si era spento il tablet. Vediamo un po' se si riesce a recuperare qualcosa, ok? Abbiamo fatto la nostra azione con il nano. Il nostro mago ha eliminato questo zombie. Quindi adesso è finita l'azione del mago. Il nostro zombie si sono mossi tutti. Ok, adesso zombie, nano, zombie evoluto. Quindi adesso sta il nostro zombie evoluto che attacca il nostro nano. E fa due cuori pessimi. Il nano spara e si paga di due cuori. Perfetto, tra l'altro era un cuore che ha fatto perché la vicinanza di Leoric, toglie un porco. Toglie un dado a tutti i mostri. Dicevamo, il nostro zombie evoluto ha cannato clamorosamente, quindi sta al nostro Tumble. Lo mandiamo avanti. Tumble muore di 4, ancora 3 punti ferita. 1, 2, 3, 4 e attacca lo zombie evoluto. Attacca lo zombie evoluto con coraggio, facendo due cuori e un fulminino. Due cuori, si viene attaccato. Niente. Vediamo un po'. Il nostro zombie si para con il marrone e fa 0. Due cuori era 4, quindi 2 e 6, perfetto, e se ne va. Morto lo zombie evoluto. Finisce il nostro turno. Altri zombie si animano, quindi che cosa succede? Che se ne ritorna in campo il nostro zombie evoluto. Ok, perfetto, sta a noi. Il nostro nano eroicamente muove. 1, 2, 3 e se ne va qui. Vediamo un po' cosa ci dice qua. Un bastone di cristallo nutre di energia oscura questo mucchio di cadaveri. Spendendo un'azione, un eroe adiacente può effettuare una prova di forza o saggezza per spezzare il bastone di cristallo. Quindi il nostro nano adesso proverà a fare un'azione di forza. Azione di forza del nano che ha 5, quindi io devo fare 5 o meno su questi due dadi per spaccare quel bastone di cristallo. Ho fatto 3, quindi supero. Mettiamo supera. Il bastone va in 1000 pezzi e la sua energia si disperde innocuamente nell'aria. Scartate questo segnalino. Ogni eroe recupera 2 di fatica. Solo il nano, povero creatura, se ne recupera 2 di fatica. Continua. Perfetto. Poiché non sono più nutriti dall'energia del bastone di cristallo, gli zombie barcollano e poi crollano a terra. Quando un effetto dello scenario rimuove un gruppo di mostri sulla mappa, rimuove automaticamente anche dal riquadro del menu. Ok, perfetto. Tutti gli zombie se ne muoiono. Sarebbe stato da fare un pochino prima, simpatico nano bastardo. Quindi adesso che cosa facciamo noi? Il nano ha finito le sue azioni. Quindi facciamo... ringhiando in modo sinistro, alcuni grossi segugi fuoriescono dalle ombre con fauci incrostate di rosso e marrone. Posizionate un gruppo di Barghest, ricordando di rispettare i limiti di gruppo se non indicato diversamente sulla tessera 5B. Poi continuate a giocare. Allora, i Barghest. Siamo in 3.
Ecco qua. Uno. Due. E Bargest evoluto. Eccolo qua. Che tra l'altro è l'unico che ho dipinto con simpatia. Perché due. Qui il gruppo è di tre eroi. Tre eroi ci fa vedere due Bargest normali e un evoluto. Possiamo andare all'attacco. Attiva il Bargest evoluto. Alcuni Bargest evoluto. Allora, il Bargest evoluto si avvicina e muove di 4, quindi 1, 2, 3, 4. Arriva in corpo a corpo. Perfetto. Il nostro Bargest evoluto arriva in corpo a corpo e tira un rosso e un blu. Quattro simpatici cuori. Quattro simpatici cuori senza, per fortuna, effetti speciali. Quindi il nostro nano prova a difendersi con coraggio e fa 2, che non è per niente male. Il 50% dei colpi è parato. Il nostro mago è intonso. Bravo nano. Sì, bravo mago. Allora, abbiamo attivato il Bargest evoluto, quindi adesso sta a un nostro personaggio. Noi da qui, uno, due, tre, e proviamo ad attaccarlo con i nostri pugnali da lancio. Ah, oh, perfetto, abbiamo fatto 2 più un coso, gli abbiamo fatto due cuori, il Bargest tira un dado bianco in difesa, 0, e gli facciamo 2 danni. 2 danni, il Bargest è a 6, quindi adesso ne ha 4, perfetto. Fine turno. Adesso gli altri due Bargest. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Ok. Questo sì è adiacente, quindi può attaccare questo Bargest ed attacca con un blu ed un rosso. 3 cuori e una capanna. Il nostro nano si trova a parare e para 2 cuori, quindi subisce un solo danno. Perfetto. Ok, adesso direi che sta il nostro mago. I mostri sono tutti attivati. Che si può muovere di 4. Facciamo 1, 2, 3. E attacchiamo il Bargest evoluto con la nostra runa. Porco demonio, con la nostra runa. Rosso, blu e giallo al solito. Spacca tutto, cazzo. Ok, un cuore. Però gli mettiamo per forare 2, ovvero ignora 2 scudi del nostro simpatico Bargest, che tira e fa 0, quindi niente. Un cuore, gli abbiamo fatto un altro danno, quindi gli rimane 3 di vita. Quindi, fine turno, sta il nano giustamente. Il nostro nano attacca l'evoluto. Attacca il corpo a corpo. Ok, e facciamo 3 cuori. 3 cuori più, ovviamente, un altro cuore, quindi facciamo 4 cuori di danno. 4 cuori di danno, perché c'è il fulmine. Lui ne para uno, quindi ne subisce 3. E Lemoa se ne muore. Meno 1. Fine turno. Ok, adesso cosa abbiamo? Ogni attacco guadagna più 1 di danno. Però 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, lui si muove qui, in corpo a corpo, con questo. Ok, 1, 2, 3, sono in 2. Quindi guadagnano più 1 di danno, ma perdono 1 di danno per via del mago, quindi siamo punto a capo, siamo pari, diciamo. Si pareggia. Poggi e bua fa pari, si dice da noi. Quindi, questi simpatici Bargest tirano un blu e un rosso. Sono forti, sì. Sono daltonico, scusate. Un blu e un rosso. Questo Bargest manca clamorosamente. Secondo attacco direi che fa un pochino di danni, perché fa 4 danni. Più 5. Fa 5. 5 danni. 5 danni, proviamo a parare.
ne pariamo uno, quindi ne subiamo 4. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4. Possiamo fare, possiamo tenerne 3 e aggiungere un 1. Ecco qua, e siamo a 8 danni al nano, che non sono per niente pochi. Il secondo Bargest si è mosso. Si è mosso. Quindi fa un attacco solo, questo. E fa un bel 5. Che cazzo però, eh? E lui ne paga 2, quindi ne subisce 3. Ok, quindi il nano va a 10 ferite subite, che non è per niente poco. Gliene mancano solo 4. Ok. Hanno finito. Tutti i servitori sono stati attivati. Tutti i mostri bugger stati attivati. Adesso sta ai nostri eroi. Quindi, Tom Bollewell esplora questo segnalino qua. Uno scrigno straripa di gingigli. Mentre lo viste all'interno dello scrigno, preme una piastra a pressione posizionata sul fondo. Effettua una prova. Ok, effettuiamo una prova su questa caratteristica. 5 o meno. 6. Puttana della miseria. Fallita. I morsetti dello scrigno ti si chiudono sul braccio prima che tu riesca a tirarlo fuori. Subisci 3 ferite e sei immobilizzato. Allora, se non è merda questa, lui va a 5 ferite subite, il nostro simpatico Tom Borrowell, e rimane immobilizzato. Ti è immobilizzato. Non puoi eseguire azioni di movimento o subire fatica per guadagnare punti di movimento. Scatta questa carta, questo segnale alla fine del tuo turno. Ok, però non c'è scritto che non posso attaccare. Quindi non mi posso muovere, ma posso attaccare. Quindi tirerò un bel pugnale a lui. Con un 5, 1, 2, 3, vai. E gli faccio 3 danni. 3 danni che lui prova a parare con un bianco. Ne para uno e ne subisce 2. E ne rimangono 2. Adesso sta il nostro... No, ho sbagliato. Sta il nostro simpatico... Sì, ho capito. Sta il nostro... trovo anche 21 monete d'oro. Però è andata bene. Fine turno. Adesso sta il nostro mago. Il nostro mago che dice: ma finiamo questo stronzo. Tre danni. Ne para uno, ne subisce 2. Ne subisce 2, quindi va, ne subisce 4 e muore. E un altro Bargest se ne va allegramente. Peccato che non sono tinti quei due Bargest, eh? Facciamo così, vai. Io sono un feticista per queste cose, tanto si sa che non è evoluto, eh? Nuovo turno. Il Bargest attacca il nano con un bel blu e un bel rosso. Ma non ha manto pesta questo qui. E fa 5. I Bargest, ragazzi, sono una cosa... Ne paro 2 e ne subisco 3. Mi rimane un punto ferita e poi ho perso la partita. No. No, adesso ancora un altro due svenimenti e poi ho perso la partita. No, un altro solo, cazzo. Un altro solo di svenimento. Mica bella questa cosa. Allora, il nano. Attacchiamo. Giallo e blu. Facciamo 3, 4, 5 cuori. Perché con ne aggiungo uno, 5 cuori, lui ha 4 ferite e se ne muore. Allegramente. Quindi, fine turno. Sì, no, non c'è da attivare nulla perché il gruppo è sconfitto. Ah no, facciamo una cosa intanto. Vogliamo questo. 1, 2. Esploriamo qua. Scarta questo signorino e pesca una carta esplorazione. Noi ci specchiamo la carta esplorazione e troviamo il talismano protettivo. Gira questa carta dopo aver tirato i dadi di difesa per aggiungere 2 scudi ai tuoi risultati. Non male. Lui ha finito il suo turno. E beh, direi che i Bargest sono sconfitti, sconfiggi il gruppo. Confermo. Quando l'ultima bestia crolla sul pavimento, nella stanza cala per un istante il silenzio. Dopo sentite delle voci sommesse provenire dalla direzione in cui siete giunti. Quindi qua, qui. Seguite le istruzioni. Allora,
Una grossa corda si srotola nella stanza dietro di voi. Gli ultimi metri cadono di peso sul pavimento. Con un grido di battaglia poco convincente, un gruppo di cultisti scende giù. Posizionate il gruppo di mutacarne sulla tessera 2B. I mutacarne. Quindi, mutacarne. Due mutacarne normali e un mutacarne evoluto. Allora, eccoli qua. Ah, ok, qui. Uno, due, tre. Lui non è più immobilizzato. Il gruppo di mostri che avete appena posizionato è un gruppo a scelta. La via per la leggenda seleziona il gruppo di mostri che verrà utilizzato da un insieme di alternative prestabilite. Questo significa che man mano che aggiungete contenuti addizionali nelle vostre avventure verranno generati nuovi mostri. Molto bello. Galvanizzato dalla presenza del cultista, un grottesco abominio trema, fermo, in piedi, all'altra estremità della stanza. Se riuscirete a uccidere questa creatura, i vostri nemici fuggiranno e la vostra missione sarà compiuta. Posizionate un Ettin evoluto sulla tessera 2B, ignorando i limiti del gruppo. In questo punto qui. Guarda, brutto abominio. Ok. È stato posizionato un mostro speciale. Un mostro speciale possiede punti salute indicati nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine, più 2. Se il mostro speciale ha delle regole speciali, queste verranno mostrate nel momento in cui il mostro viene posizionato. Potete rileggere tutte le regole speciali valide per un mostro speciale premendo il tasto info di quel mostro. Ok, perfetto. Quindi non è un Ettin normale, è un Ettin evoluto eppure stronzo. Quindi, i mostri speciali possono apparire da soli con altri mostri del gruppo, in alcuni casi è necessario che i giocatori informino la via per la leggenda e il mostro speciale è stato sconfitto. Ok. Ok. Quindi, il tutorial è finito. Continuate a giocare fino a quando la vostra squadra e l'abominio non saranno sconfitti. Questa è la fine del tutorial. Quindi Tom Borrower è l'ultimo che ancora non si è attivato, prova ad attaccare questo cultista. Mancato, secondo attacco, riprova. Distanza 4, 1, 2, 3, 4, porca trota, niente, non ce l'abbiamo fatta. Quindi Tom Borrower ha finito il turno. Latin. Cosa fa? Ogni Ettin ingaggia l'eroe più vicino. L'Ettin si muove di 3. 1, 2, 3. Questo attacca a distanza. No. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ok, lui attacca Tom Borrower. 4. Sì. Una parata, quindi 3 cuori. Oppure avevo un dubbio. Ecco, a posto. Subisco 3 cuori, quindi sviene. E l'avventura è finita. Sono stato sconfitto perché ho subito il numero massimo di svenimenti, 1 per eroe. La mia avventura si è conclusa così. Allora ragazzi, avete visto la partita? Purtroppo, ora sto ritirando. Purtroppo è finita in maniera piuttosto triste, con la sconfitta del mio gruppo di eroi, perché come abbiamo già spiegato anche nell'altro video in cui siamo insieme io e Andrea, l'applicazione, quando giochi con l'applicazione, come funziona? In base al numero di eroi che hai, hai un numero di vite limitato. Gli eroi in Descent non muoiono, svengono, vengono messi fuori combattimento, no? Fuori gioco. Quindi cosa succede? Se tu giochi con 3 eroi, puoi subire 3 fuori gioco, 3 personaggi svenuti puoi subire. Finiti quelli hai i punti morale, che sono appunto pari al numero di eroi in campo. Una volta che i punti morale sono a 0, hai perso la partita, purtroppo. A me mancava solo l'ultimo svenimento, il mutacarne mi ha pestato lo gnomo ed è andata male. Sicuramente questo è un gruppo male assortito. Se qui ci fosse stato magari i berserker, il mago, e magari invece dello gnomo ci mettessi il chierico, un guaritore combattente, sarebbe meglio. Però volevo usare le miniature che ho dipinto. Ed è
sono fatto così. Infatti adesso mi andrò a dipingere immediatamente il chierico. Comunque, allora, per me è una cosa nuova anche registrare un gameplay come questo. Spero che il setup e le riprese che ho fatto siano venute bene, insomma, che si capisca bene la partita, che non risultino confusionarie, che vi possa anche in qualche modo intrattenere. Io devo dire che sono contento. Sono contento, non mi era mai capitato di giocare in solitario a un gioco da tavolo con l'applicazione. E mi è piaciuto, è divertente. Sì, sicuramente, poi questa è l'avventura tutorial, quindi è piena di istruzioni, no? Continua, manda avanti, adesso devi attivare questo, attiva quest'altro, ricordati di fare... Cioè, è dispersiva e ti aggiunge la cosa. Una volta sicuramente che hai capito il gioco, cioè, attivo un eroe, attivo un gruppo di mostri. Attivo il secondo eroe, secondo gruppo di mostri. Ultimo eroe, si ricomincia. E via così, una volta che hai cominciato a masterare il sistema e a entrare nelle meccaniche di gioco senza tanti finestrelle, continua vai avanti, sicuramente risulta più scorrevole e più piacevole il gioco. Però anche così, a me è piaciuto. E niente, io direi che per questo video è tutto. Adesso mi metto qui e smonto con molta allegria. Io vi ringrazio di aver guardato il video fino a questo punto, vi invito a mettere un like, a iscrivervi, a attivare le notifiche al canale di Coridan, e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!